benvenuti ad una nuova puntata con i professionisti del Consorzio Ospedaliero Colibrì. Siamo in collegamento con la dottoressa Marina Farinelli, che è responsabile del servizio di psicologia clinica dell'ospedale riabilitativo Villa Bellombra di Bologna. Grazie, dottoressa, per aver accettato il nostro invito. Grazie, grazie a lei, buongiorno. Bene, parliamo del supporto psicologico che è stato fondamentale nella prima, ma anche in questa seconda fase dell'emergenza sanitaria Covid, e soprattutto le chiedo, dottoressa, quali sono gli strumenti che avete messo a disposizione degli operatori sanitari del Consorzio Colibrì? Gli strumenti a disposizione del Consorzio Sanitario Colibrì sono quelli di cui disponiamo già da anni, sono degli sportelli d'ascolto dedicati ai professionisti e a tutti gli operatori sanitari per affrontare meglio l'eventuale disagio da lavoro legato a quello che è un carico emotivo, relazionale, nella quotidianità della vita lavorativa, perché il lavoro di cura da un lato è molto gratificante, ma dall'altro può esporre a dello stress che quindi va elaborato. E per ciò che concerne invece questa fase particolare, che è quella delle diverse fasi del Covid, abbiamo a disposizione anche un'iniziativa messa a punto per tutta Italia dalla Società Italiana di Medicina Psicosomatica per limitare appunto il disagio in particolare dei lavoratori, ma rivolto anche a tutti i cittadini. Si tratta di una iniziativa che pone in particolare proprio l'accento sulla prevenzione del disagio. Nell'ambito di alcuni colloqui offerti appunto gratuitamente da professionisti, psicoterapeuti, esperti, è possibile acquisire delle pratiche di rilassamento, di attenzione ai propri vissuti, di orientamento della propria attenzione ad alcuni aspetti che sono di grande aiuto per affrontare lo stress di queste diverse fasi, ma possono essere anche di aiuto in altri momenti della vita lavorativa. Dottoressa, come hanno accolto gli operatori queste iniziative appunto di ascolto, di rilassamento, di supporto? E appunto è stato accolto con favore perché è un'iniziativa abbastanza insolita rispetto alla possibilità di avere maggiore cura di sé, degli altri e delle relazioni proprio in questo periodo in cui l'impegno lavorativo, l'attenzione, la necessità di cambiare molto velocemente anche abitudini strutturate della propria vita lavorativa, ma anche della propria vita familiare, della vita amicale, che solitamente è una grossa fonte di rigenerazione che proprio limita quella che è l'insorgenza del fenomeno del burnout. Quindi è a maggior ragione porta degli elementi innovativi importanti. Ci sono anche altri progetti a cui state lavorando. Uno di questi proprio si lega al miglioramento degli stili di vita. Ci vuole spiegare un po' meglio? Sì, il miglioramento degli stili di vita, perché è proprio un progetto che pone l'accento su quella che è la predisposizione al cambiamento, che insita, fa parte di ciascuno di noi, fa parte degli esseri umani. L'adattamento è una prerogativa degli esseri umani. Per questo abbiamo delle disposizioni emozionali, relazionali, individuali, gruppali, dell'organizzazione in cui viviamo. E questo progetto proprio mira a valorizzare queste risorse nella predisposizione all'adattamento e al cambiamento, con una specifica parte dedicata proprio agli operatori sanitari, a tutte le professioni sanitarie, in modo appunto da poter limitare lo stress legato al lavoro e di poter invece valorizzare quelle che sono le risorse per una buona qualità di vita lavorativa, ma di qualità di vita proprio in generale, perché è da questa che traiamo risorse. Come pure vengono forniti degli strumenti per affrontare attraverso appunto le risorse individuali, ma anche attraverso il gruppo di lavoro, attraverso un dialogo con le istituzioni in cui ci si trova a lavorare, perché una buona organizzazione del lavoro naturalmente tiene conto di quelle che sono proposte
possibilità fornite dall'ascolto dei propri operatori. Grazie ancora, dottoressa, e buon lavoro. Grazie, altrettanto, buona giornata.